Buongiorno a tutti, come state? Spero tutto bene, ben ritrovati in un nuovo tutorial. Cosa andiamo a realizzare quest'oggi? Quest'oggi andiamo a realizzare degli orecchini veramente molto semplici. Questi qua sono fatti in ametista, tanto per cambiare il colore viola, come potete vedere, trionfa sempre. E sono veramente semplici da realizzare. Come vi spiego nel video, io li ho fatti con questo tipo di pietra qui, ma ciò non toglie che voi potete usarlo con tutte le varie perline che avete, le altre tipologie di perle. Insomma, sbizzarritevi, potete fare diversi colori, sfumature, cioè, chi ne ha più ne metta, veramente. Io vi do come al solito l'idea, anche la lunghezza, io la faccio in una certa lunghezza, voi potete farle ancora più lunghe o anche più corte, insomma, come più volete. Detto questo, io spero che il tutorial vi piaccia e spero che sia tutto chiaro. Se qualcosa non lo fosse, ovviamente, tranquillamente potete scrivermi qui sotto, sempre qui sotto troverete i vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram. Se il video vi piace, mi raccomando, ci tengo tanti pollicini in su, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella così non perderete nessuna mia news. Io vi lascio, ciao e alla prossima! Ciao, inizio subito con l'elenco del materiale. Ci servirà del filo metallico. Io utilizzo questo qui da 0,81 mm, il colore è il silver. Poi utilizzerò queste pietre qui, che altro non è che ametista, delle chips, e varia la misura da 5 a 10 mm. Ciò non toglie che voi potete utilizzare anche altri tipi di pietre. Io, oppure, ad esempio, ho tirato fuori questo come esempio, oppure queste altre, ok, di questi colori. Poi ho anche questa qui, andrebbe benissimo. E anche questa, ma vanno bene anche, insomma, anche tutte le varie perline che avete, anche quelle più piccoline. Magari se avete delle pietre un po' più piccoline, delle perline più piccole, magari andate a usare un filo un po' più piccolino. Poi serviranno delle monachelle e i vari ferri del mestiere, le varie pinze. Prendiamo il filo e andiamo a tirarlo il più possibile per renderlo più dritto possibile. Poi andiamo a tagliare un tot di filo a seconda della lunghezza in cui vogliamo il nostro orecchino. In questo caso qui tengo circa 6 centimetri. Taglio un filo, un pezzo, e tagliamo un secondo pezzo. Ecco fatto. Due pezzi da 6 centimetri, tutti e due uguali. Prendiamo il primo pezzettino di filo di ferro e prendiamo la pinza a punta conica e andiamo a fare una piccola asoletta, piccolo cappiettino, piccolo piccolo, più piccolo è meglio è, così. E adesso dall'altra parte andiamo a inserire tutte le pietre che volete per tutta la lunghezza. Ecco fatto, lasciamo ovviamente un piccolo pezzettino per andare a fare l'altra asoletta un po' più grandina. Non la chiudiamo del tutto, mi raccomando, andiamo a inserirci dentro la monachella e dopo quindi andiamo a chiuderla bene. Sistemiamo il tutto. E praticamente il nostro orecchino è pronto. Adesso ripetiamo la stessa procedura per il secondo orecchino. Ed eccoli fatti, pronti entrambi per essere indossati. Come avete potuto vedere, è veramente semplicissimo. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto e spero vi abbia dato un buono spunto per fare i vostri orecchini che più vi piacciono, con i colori che più vi piacciono. Però, se qualcosa non fosse chiaro, come sempre, per dubbi e domande potete scrivermi qui sotto. Sempre qui sotto troverete i vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, tanti pollicini all'insù. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così non perderete nessuna mia news. Io vi lascio, ciao e alla prossima!